Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Stardiver, un gioco in uscita il 12 di settembre. Voi lo vedrete sicuramente un po' dopo perché ho una programmazione abbastanza intensa in questo periodo. Ed è un gioco sviluppato da due fratelli polacchi. È un indie puro, per quanto poi lo vedremo graficamente sembra piuttosto interessante. Ed è una sorta di... Allora, possiamo avvicinarlo a un concetto simile a quello visto in Everspace 1, più l'1 che il 2, misto a Subnautica, nel senso che noi guidiamo la nostra nave, la nostra navetta, che è questa, vedete adesso si è leggermente buggata, ma possiamo usarla, ecco, così, dove possiamo alternare varie visuali, possiamo... col doppio tocco e ruotare da una parte o dall'altra. Qua ho dato una bella botta. Abbiamo le armi, ma io preferisco la visuale interna. E c'è tutta una storia da esplorare, da scoprire. C'è un'intelligenza artificiale nella nostra nave che ci sta guidando e dobbiamo usare ora uno strumento minerario per poter scansionare delle risorse. Tra l'altro qua all'interno nel mondo di gioco c'è la modalità crociera col tab per andare avanti, ma abbiamo anche poi col tasto I l'inventario della nave, del giocatore, abbiamo le missioni e abbiamo il codex con tutte le creature che abbiamo visto e che abbiamo magari anche combattuto. Intanto con la M abbiamo la mappa. Questo sarà un open world, a quanto visto. Qua c'è tutta una base che comunque verrà riparata e gestiremo anche gli edifici. Lo esploreremo un pochino insieme. Ho avuto qualche problema di frame, tra l'altro, perché poi il gioco di per sé è molto carino, anche graficamente. Poi tradisce un pochino la sua origine indie, il fatto che comunque ogni tanto qualche calo c'è, qualche buggettino grafico c'è. Ora, dobbiamo usare la trivella. Fatemi un po' vedere cosa sto facendo. Ah, su lì, ok, non avevo capito. Sto prendendo dimestichezza con i comandi. Allora, prendi tutto e dirigiti verso il prossimo. Ok, vedete, è in italiano. Per quanti di voi poi mi dicono sempre, ma non è in italiano, c'è l'italiano. Dov'è l'italiano? Ecco, questo è in italiano. Adesso dobbiamo andare, vediamo un po' dov'è. Ok, lì davanti, acceleriamo un pochino. Mi ricorda molto Everspace e anche un altro che avevamo provato anche in live, dove si guidava fondamentalmente la nave. Ora, non so ancora se si possa scendere dalla nave, ma lo scopriremo. C'è qualcosa che mi sta per attaccare. Vediamo che ci sono degli elementi rossi e quindi ci prepariamo a combattere. In questo caso combattiamo con i pesci, con la fauna di questo pianeta, che sembra è bellissima perché c'è proprio la voglia di copiare un gioco spaziale ma sott'acqua. È davvero molto carino. Qua i frame non sono tantissimi, quindi servirà probabilmente un'ottimizzazione. Però c'è questa voglia di fare qualcosa di non spaziale ma sottomarino, con le stesse meccaniche, perché vedete che mi indica dove andare a sparare. Questo nemico ha... Ah no, però questo qui è una navicella però, perché aveva anche lo scudo. Quindi sono navi queste, non pesci. Ho qualche problema a capire perché è selezionabile dalle impostazioni, ma c'è anche un livello di distorsione che l'acqua può portare e possiamo aumentarlo o diminuirla. Perfetto. E dicevo, la fauna locale è stata in modo molto sospetto resa più forte e resa aggressiva, quindi dobbiamo cercare di capire che cosa è successo. Ora ci dice di scansionare il nemico. Il nemico si scansiona col tasto G. Infatti questo è...
Questa è una nave. Vedete che lo scansioniamo. Non c'è davvero niente qui, le navi sono vuote. Perfetto. Tutte le registrazioni sono state cancellate proprio prima che le navi venissero distrutte. Ok, tutto molto misterioso. Poi sicuramente poi vagheremo per questo mondo cercando risorse. Andiamo al tracker. Il tracker l'abbiamo messo, ce l'hanno messo qua. Non è bellissimo il fatto che finché non ci arrivate vicini la vedete fluttuare la bandierina sulla mappa, sulla minimappa in alto a sinistra, e non capite se state andando giusti o altro. Però vediamo, adesso avranno messo un tracker qui, ci sarà un quadratino da puntare. Poi mi aiuto sempre con questo per capire che dovrebbe essere qua vicino al tubo. Poi se andiamo a vedere da vicino è molto carino, cioè si fa, diciamo, la texture magari a bassa qualità si fa un pochino perdonare dal fatto che c'è l'acqua che distorce, quindi si nota meno. Qua c'era un tracker, ma io il tracker non lo vedo. Vedi l'ingresso, dovrai immergersi usando la tua tuta. Esci dalla nave ed entra nella grotta, il tuo rifornimento ossigeno è limitato. Cerca qualsiasi cosa che puoi trovare all'interno. Ah, ok, interessante. Come si esce dalla nave? Con l'invio! Ok, e questo è puramente Subnautica. E dove devo andare? C'è una miniera. Non ho armi. Eccola lì. Ok, nuotiamo veloci. Mi dà un po' il mal di mare. Non c'è niente. Ah, c'è la scansione anche qui, si può fare. Il livello di ossigeno non so dove sia. Ecco, devo dire che non è proprio stabilissimo il frame rate, quindi andrà ottimizzato, però non lo so, poi probabilmente qualche patch o qualcosa dopo. Non trovo niente, vediamo cosa c'è oltre. Non ci ho trovato niente. No, non c'era niente qua dentro. Andiamo avanti ancora. Ricerchiamo ancora altre cose. Sì, che traballa davvero tanto e mi dà un po' il mal di mare. Allora, da qua siamo... Ah, vuol dire che scende? Scansiono anche qui. No, siamo fuori qui. Che poi tra l'altro abbiamo tre livelli di difficoltà, il facile, medio e difficile, e il livello difficilissimo qualora finissimo il gioco già una volta. Qua si può scavare. No, ho perso la nave. Come si sale a bordo? Entra. Ok, abbiamo ricaricato. Perfetto, scendiamo ancora un po'. Che poi io vorrei andare a vedere anche la missione. No active quest. Ah, praticamente mi sta facendo scendere così giù, solamente a scopo didattico, per farmi capire che si può anche scendere dalle navi. Si scende, si esamina, non c'è assolutamente nulla. Però dobbiamo restare all'interno di queste caverne. Ah, di qua forse. No, non di qua, magari da quest'altra parte. No, qua dove eravamo prima. Però non si capisce cos'è sta roba. Canziona, ma... perché di qua si esce. Di qua va avanti. No. Boo. Sì, poi... No. Va bene, abbiamo esplorato quella, ma non so cosa fare. Non so cos'altro fare. Qua c'è una cosa da minare. Torno alla nave.
Non ho trovato niente, niente di niente. Devo minare qua forse. Questo sembra un altro metallo abbastanza resistente. Ma scusate, posso minare anche a mano? No, evidentemente no. Evidentemente no. Torno su. No, vabbè, non si mina qua. Voglio capire che cos'è questa cosa violetta che mi sta dando il... Scusate adesso. No, 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 no. Scendi giù. Mamma mia, il mal di mare che ho a fare sta roba. Secondo me questo è un gioco che comunque ha attirato tanti, perché anche a me quando l'avevo visto mi aveva incuriosito tanto, tantissimo. Allora, c'è quel pallino viola che non vorrei fosse qualcosa che devo esplorare. Io esamino. Cristallo, minerale di cristallo. Raccogliere, ok. Ok, carino, perché questo mi ricorda molto Subnautica. Strizza l'occhio tantissimo a Subnautica e questo non posso fare altro che apprezzarlo. Trasporta le risorse alla base. Ok, torniamo alla base e vediamo che cosa si può fare alla base. Perché secondo me qualcosina si può anche costruire. Perché ho visto anche il pannello edificio, adesso vi faccio vedere. La base che abbiamo trovato all'inizio avventura sembra essere più lunga. La fauna aggressiva, una IA controlla le navi nemiche e noi siamo arrivati su questo pianeta perché è l'anno 2070, adesso quello che è, e ci sono queste, c'è questo pianeta con una gravità tutta sua. Entrando qui premendo F interagiamo con l'ambiente e vedete che non abbiamo edifici selezionati, quindi in questo caso non possiamo fare nient'altro. Vediamo se mi dice qualcosa. Trasporta le risorse alla base. Ok, abbiamo recuperato un po' di risorse in giro e praticamente la quest è andata avanti e ci ha risolto la situazione riparando degli edifici. Quindi praticamente ogni edificio ha un ruolo prezioso, la creazione può essere effettuata nell'edificio restaurato, gli oggetti possono essere conservati, leggendo la registrazione, c'è un sacco di roba da raccogliere in giro. Facciamo diventare la nostra prossima priorità, ok, quindi io praticamente adesso in teoria posso scegliere l'officina e posso produrre cose, piccola batteria, kit di riparazione, mi chiede delle risorse, riparazione medio, batteria scudo, perfetto. Poi laboratorio, posso produrre altre cose, anche qui. E poi magazzino, posso buttare dentro le robe che ho raccolto. Vediamo se... Ah, muovere, lasciare cadere. Usa. Ah, non me lo trasferisce col tasto destro, forse no. Vabbè, butto dentro tutto. Vediamo. Eh sì, ho buttato dentro tutto. Ok. Altro, il kit di riparazione per riparare la nave. Ok, e quindi adesso missione compiuta. Trovo lo strumento per creare miniere. Creare miniere? Andiamo un po' a vedere, che mi incuriosisce la cosa. Quindi un mix tra una navigazione su una navicella ma sott'acqua, la possibilità di agire anche fuori dalla nave, ma purtroppo un crafting, diciamo, espresso solo tramite menu. Vabbè, io continuo a scavare, ma in realtà... Vediamo un po' questo strumento per creare le miniere. Mi ricorda anche Descent, un gioco anni 90, dove alla fine si faceva questo. Dovrebbe essere il posto giusto, dovrebbe essere a qualche parte qui intorno. Penso che la grotta sia un buon posto per iniziare la ricerca. Ok, che poi esplorando sembra appunto un mondo che una volta era emerso, perché si vedono anche edifici e tutto. Non so, mi dice di guardare
La grotta. Ma la grotta quale? Vedete che c'è una nave lì? Ma io non so onestamente che grotta mi sta dicendo di guardare. C'è qualcuno. Ci sono nemici nelle vicinanze. E qua sarà importante avere... Ok. Sarà importante avere un kit di riparazione da usare. Fuoco! Il sistema di controllo è simile a X4 o No Man's Sky. Vola all'interno, vediamo cosa stavano proteggendo. Ok, mi dà adesso, me lo indica, ok. Ma all'interno dove, scusami? Mi parla di grotta, ma la grotta io non la vedo. Sarà di qua. Perché c'è il simbolo del pesce. Ci devo entrare con la nave o a piedi? O a pinne? Questa? Qua posso prendere qualcosa, credo, sì. Scrigno, prendi tutto. È un looter. Ok, eccolo qua, eccolo. Ok, percepisco fonte di energia. Scansioniamo. Fuori di proiettile, insolito. Apriamo. Minerale di ferro. Cerchiamo con l'attrezzo minerale. Dove trovarsi alla fine di uno di questi rami della grotta. Vediamo. Qua c'è un forziere. No. Mannaggia. Andiamo avanti. Qui? No. Allora, noi siamo entrati da lì. Siamo usciti da lì. Forse di qui? Raccolto. Ma che cacchio, mi sono incastrato da qualche parte. Ok, il dispositivo sarà automaticamente... Ah, ok, l'abbiamo recuperato. Sì, infatti mi sembrava di aver preso qualcosa, mini qualcosa, ma va bene. Allora, adesso andiamo a utilizzare queste cose che ci daranno risorse, credo illimitate a sto punto. Vediamo. L'abbiamo preso, dovremmo averlo nell'inventario, che è questo, sì. Dobbiamo andare dove, non lo so, lì. Ok, su questo, perfetto. Costruisci mini miniera B. Ok, e praticamente questo qui scava. Controlliamo il luogo da cui proviene questo rumore. Ok, praticamente lui cosa fa? Produce miniera. Produce miniera, produce metallo. E adesso mi dice esplora dove viene questo rumore. Quindi andiamo a vedere. Vedete che c'è tutto un villaggio. Qui c'è qualcosa. Cioè, vedete, c'è un furgone, quindi... C'è un camioncino, un pick-up, quindi c'è qualcosa di misterioso. Mi dice esplora l'area, ma l'area sarà questa. Non necessariamente quel punto lì. Vedete che là in fondo ci sono delle cose. Ma allora, penso abbiamo trovato la fonte del problema. Non avvicinati troppo per ora. Torniamo alla base e prepariamo. Ok. Che non abbiamo capito cos'è. Ragazzi, io sono tra l'affascinato e il perplesso. Perché la meccanica è buona. Un po', vabbè, si vede che è un indie. È carino, senza dubbio.
Diciamo che apprezzo di più i Subnautica, dove vi lasciano comunque la libertà di camminare in giro, di costruire manualmente. Qui è molto schematico, un po' sullo stile di Everspace. Quindi vi chiedo anche voi che cosa ne pensate. Poi lo valuteremo anche in base al prezzo, però insomma fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!